Per raggiungere la salvezza mancano 11 punti, ma probabilmente potrebbero bastarne anche meno. Per raggiungere obiettivi importanti bisogna ripetere il girone d'andata e magari fare meglio. Premesso che la gara di oggi, per quanto possa essere difficile alla portata dei rossoblù, c'è da sottolineare che rispetto alle ultime trasferte che non hanno prodotto punti in classifica, il Crotone, per quanto asserito dal suo allenatore e ribadito da diversi giocatori chiamati in causa durante la settimana, pare abbia imparato la lezione e non ha nessuna intenzione di fare regali. Dal canto loro i canadini alla Braglia nelle ultime uscite hanno fatto più che bene, ottenendo vittorie a suon di gol, e vorranno tornare a vincere dopo la sconfitta di Trapani, dove tra l'altro non hanno assolutamente demeritato. Il Crotone dovrà accostarsi alla gara in trasferta a Modena con la stessa mentalità con cui ha battuto il Brescia in casa. Ma sono due squadre, interpretando anche la loro mentalità, sì, sono due squadre diverse. Loro hanno dei giocatori bravi e grintosi in mezzo al campo, hanno davanti giocatori di qualità che al primo sbaglio ti castigano, come Babacar Granoce e lo stesso Andrea Mazzarani, che conosciamo bene. Sugli esterni hanno due giocatori bravi, secondo me, di grande futuro, come Rizzo e Molina, e quindi dobbiamo essere bravi a contrastarli e poi a sfruttare quelle occasioni che ci concederanno. Secondo te saranno spinti dalla loro non favorevole posizione di classifica? Non stanno rischiando niente per il momento, hanno 32 punti, però sentono il fiatone addosso delle avversarie. Ma nel 2014 loro hanno fatto un trend positivissimo, perché in 5 gare ne hanno vinte 3, pareggiata 1 e persa sabato. Però considerando il fatto che mancavano 3 elementi, 3 titolari, considerando il fatto che hanno disputato secondo me anche un'ottima gara, questo va valutato. In casa non dimentichiamo che nelle ultime 2 gare casalinghe hanno vinto contro Bari e Varese, rifilando 4 gol al Bari e 4 gol al Varese, quindi sicuramente per noi sarà una gara difficile, ma questo è un bene, perché dovremmo mantenere l'attenzione al massimo, perché sarà una gara complicata. Come sta la rosa? I nazionali sono tornati, qualcuno non in perfette condizioni, chi avrai a disposizione a Modena? Ah, la rosa ce l'ho al completo, però devo valutare domani quelle che sono le condizioni di Danilo Cataldi, che è rientrato con un piccolo affaticamento all'adduttore, Lorenzo Criseti, che ha smaltito i postumi dell'influenza, che ieri l'hanno lasciato lontano dal campo di allenamento, e gli altri due invece sono allenati bene, mentre Secco sta riprendendo col gruppo, ma non è convocabile per questa gara. Bocca al lupo Massimo. Crepi il lupo. Abbiamo una partita importante, tra l'altro anche noi giochiamo bene, non soltanto in Crotone. Devo dire che è una partita importante per noi, per il cammino della nostra salvezza, come ben sai. Partita difficile, ma d'altronde le partite in Serie B non ci sono partite facili. Credo che è una battaglia importante per noi, una battaglia che ci deve far punti contro una formazione, come hai detto tu, che sta bene di salute. Possiamo dire che in Modena-Crotone ci saranno in campo alcuni dei giovani più interessanti del campionato di Serie B, se non i più interessanti in assoluto? Sì, credo i più interessanti. Devo dire che loro è parecchi anni che lo stanno facendo, noi sono 2 anni che sono qua, anche noi abbiamo dei giovani importanti. Secondo me noi potevamo portare anche Cataldi qui, se eravamo un po' più svelti nel prenderlo, un giocatore che io l'ho visto al Viareggio, mi era piaciuto come altri. Io credo che il Crotone questo è preparato a scegliere i giovani importanti, che lì ci sono davvero veramente dei giovani che hanno qualità, fortuna che anche il Modena ce l'ha. Apprezziamo Novellino per quanto detto in merito ai giovani del Crotone e naturalmente speriamo siano decisivi come all'andata. La sconfitta di Novara, parliamo della Regina, ha riportato gli Amaranto nei meandri del campionato e purtroppo nella realtà della bassa classifica. Oggi di scena al Granillo il Varese, che seppur privo di 3 pedine fondamentali è sempre una formazione di tutto rispetto, e siccome agli Amaranto serve solo ed esclusivamente la vittoria, per centrarla bisogna dare il massimo e qualcosa in più. Sì, è un organico costruito per l'alto
alta classifica dall'inizio dell'anno, se non altissima, per cui mi ricordo un po' le presentazioni un po' dell'annata della Serie B, e Varese era accreditata come una squadra da vertice, ha una rosa molto competitiva, sicuramente chi sostituirà questi giocatori che sono comunque di grande valore, perché Pavoletti lo ritengo un giocatore, uno dei più forti attaccanti che ci siano, e poi l'esperienza di Trevisan, il centrocampista Blasi, sicuramente sono dei pedini importanti, ma hanno anche altri giocatori che ultimamente hanno anche giocato, quindi sicuramente verranno attrezzati. Per partire dalle assenze che caratterizzano un po' questa partita, una per reparto sono abbastanza pesanti anche. Anche se a volte cerco di non pensarci, ma me lo ricordate sempre. Ripeto, come ho detto prima, le assenze fanno parte del gioco, ma noi dobbiamo essere più forti delle assenze. È un gruppo a disposizione dove tutti cercano di dare il massimo, e sono convinto che chi sostituirà i giocatori assenti farà bene. Ecco. Diverse soluzioni provate finora, Neto al centro in attacco, Zecchin mezzala, che partita dovrà fare il Varese, che squadra scenderà in campo? Possiamo fare una partita equilibrata, perché comunque giochi contro una squadra che nelle ultime partite sta facendo bene, una squadra che rientrano tutti dietro la linea della palla e giocano sull'errore dell'avversario. Noi dobbiamo essere equilibrati, cercando di fare il nostro gioco e cercare soprattutto non dare riferimenti alla Regina, perché è una squadra che, ripeto, molto molto fisica, ma soprattutto rientrano tutti e ripartono bene, e noi dobbiamo essere perfetti nell'equilibrio della partita.